Nonostante le campagne e gli appelli alla sicurezza, purtroppo sui luoghi di lavoro si continua a morire. I dati dell'ANMIL, l'Associazione dei Mutilati e Invalidi del Lavoro, sono preoccupanti. Sergio Bucci. Dati allarmanti quelli dell'INAIL riferiti al primo bimestre del 2018 che se da un lato evidenziano un sensibile calo di denunce e di infortuni sui luoghi di lavoro, dall'altro invece indicano un aumento del più 11,6% dei casi mortali rispetto allo stesso periodo del 2017. In occasione della giornata mondiale della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha lanciato un forte appello affinché si investa di più in prevenzione. Disinvestire sulla sicurezza, aggiunge in una nota la segreteria territoriale della Wilm Wil del Molise, è un terreno fertile per chi vuole speculare sul lavoro. Purtroppo continua il sindacato dei lavoratori metalmeccanici, si continua a morire nelle fabbriche. Per questo, conclude la Wilm, è necessario puntare sulla formazione e allo stesso tempo inasprire le sanzioni per chi viola le norme antinfortunistiche. Nel 2017 il Molise ha fatto registrare numerosi infortuni mortali, molti dei quali hanno interessato in particolare il settore agricolo. Da un'analisi dell'INAIL suddivisa per classi d'età emerge che i lavoratori coinvolti sono stati soprattutto gli over 65, con una lieve flessione per quelli d'età compresa tra 20 e 35 anni e tra 6 e 15 anni. In regione l'ultimo incidente in ordine di tempo è stata la morte il 16 febbraio scorso di un pensionato 84enne rimasto schiacciato per il ribaltamento del suo trattore nelle campagne di Guglionesi. Diversi gli infortuni sia nei cantieri edili che allo stabilimento FCA di Termoli. Decine i controlli nei luoghi di lavoro da parte dei carabinieri e degli ispettori del lavoro nelle due province di Campobasso e di Isernia, con numerose denunce per violazione delle norme in materia di sicurezza.